perché questa è l'istituzione che rappresenta proprio la nostra casa. E quello che noi facciamo oggi è presentare il gruppo che opera qui nell'ottavo municipio, che nasce, vive e si impegna nel municipio, che da tempo partecipa alle attività sul territorio. E quindi in questo momento noi abbiamo i nostri candidati al Consiglio Municipale e il candidato portavoce, perché noi ci teniamo a specificare che le nostre persone non sono dei candidati, ma sono dei portavoce, proprio perché già nella selezione delle persone la cosa che vale di più è la partecipazione e la condivisione. Quindi non sono persone che si candidano, ma sono persone che vengono scelte come portavoce. Quindi attraverso l'impegno personale, attraverso la competenza, attraverso le attività sul territorio si è giunti alla composizione di una lista municipale condivisa e partecipata, nella quale è emersa la personalità principale, quella di Fabio Tacchina, che rappresenterà il gruppo come portavoce alla presidenza del Consiglio Municipale, nella quale io lascio subito la parola per presentare il nostro gruppo. Grazie a tutti. Io la prima cosa che vorrei dire è che innanzitutto questo edificio ritornerà ad essere la casa dei cittadini. La prima è, diciamo, il primo obiettivo è quello proprio di far riappropriare i cittadini delle loro istituzioni, cioè dovremmo ritornare a vivere la politica, a capire quello che succede, soprattutto a controllare chi come me, come spero molti di loro, staranno qui per fare gli interessi dei cittadini alla fine. Cioè, il bene comune non è una parola vuota, cioè qui ci nascondiamo sempre sotto elezioni, dietro a programmi, dietro a parole. Io vedo, diciamo, su molti manifesti ripetuta la parola bene comune, anche su diverse liste. Non è polemica, però quello che voglio dire è che il bene comune parte da ognuno di noi. Cioè, se le persone, la nostra scommessa qual è? Cerco di essere molto sintetico, perché è importante trasmettere il messaggio che è rivoluzionario. Il movimento è rivoluzionario perché? Perché cerca di risvegliare l'interesse di ogni persona verso il bene comune, ma non a livello di propaganda, perché tanti si fermano alla propaganda elettorale. Cioè, il discorso che a noi interessa non è la propaganda elettorale, è proprio il metodo, cioè riuscire a far partecipare ogni cittadino concretamente. Cioè, democrazia diretta non è una parola che vale solo in posti tipo Svizzera o California, eccetera, eccetera. È una realtà nuova che si sta affermando in tutto il mondo attraverso la rete. Abbiamo visto dei paesi, diciamo, del Nord Africa, quello che è successo nella primavera araba e quant'altro. Però, ragazzi, qui ormai il discorso del divario tra chi sta in rete e chi non ha accesso alla rete, piano piano si colmerà. Noi ovviamente ci siamo attrezzati, abbiamo cercato di coinvolgere tutti i cittadini, anche quelli che non sono, diciamo, non hanno la possibilità di accedere a internet. Io alcuni dati tengo aperte delle finestre per far capire delle nozioni molto semplici. Allora, innanzitutto noi abbiamo fondato il nostro gruppo, faccio un minimo di presentazione perché magari alcuni non hanno idea di cosa significhi movimento. E la cosa veramente interessante è riflettere sul fatto che i media non parlano mai di movimento inteso come programmazione, come metodo, come idee, come forza produzione, cioè ne parlano in tutt'altra maniera. Quindi a noi non rimane altro che comunicare o dal vivo
o attraverso la rete. E non abbiamo media, cercheremo, ci sono delle proposte insomma, per cercare di riformare anche l'informazione in Italia, che sappiamo tutti che ormai è diventata quasi un'abitudine quella di vedere diciamo, le informazioni che a seconda di chi le dà diventano insomma, una al contrario dell'altra, quindi è tutto opinabile. Allora, io insomma, abbiamo fondato un gruppo il 13 febbraio del 2009, qui nell'ottavo municipio. Allora, abbiamo fino ad oggi organizzato 226 eventi sul territorio. Lo dico perché è importante far capire che cioè, il movimento, noi in questo territorio, non abbiamo mezzi di diffusione, di informazione, quindi gli unici momenti in cui riusciamo a parlare con i cittadini sono gli eventi diciamo, che organizziamo per informare, gli infopoint, e ne abbiamo fatti veramente un'infinità, adesso siamo non so, a tipo 3-4 eventi a settimana, insomma, proprio perché dobbiamo ritornare a parlare con le persone proprio direttamente, cioè senza filtri senza, e soprattutto questo tipo di metodo dovrebbe essere conservato dopo che siamo eletti. Io poi vi accennerò brevemente al nostro programma, perché qual è l'idea? L'idea è quella di entrare nelle istituzioni come portavoce e quindi continuare a rappresentare le esigenze dei cittadini anche dopo. Sembra una cosa banale, ma diciamo, la novità e la forza del cambiamento insita nel movimento è proprio questa, che noi lo faremo veramente, cioè nel senso che se prima diventava uno spot elettorale, dopo che saremo nelle istituzioni, lo stiamo dimostrando in tanti modi, in tante regioni, in tanti comuni, saranno i cittadini che controllano l'operato dei portavoce e quindi del candidato presidente o dei vari consiglieri. Allora, un'altra cosa interessante è capire come sceglieremo i nostri assessori, se ovviamente avremo la fiducia piena dell'ottavo municipio. Gli assessori verranno cercati online, cioè abbiamo lanciato una ricerca di assessori tramite curriculum, quindi premiando, cercando di, perché valuteremo, abbiamo diciamo uno staff dedicato, e già ne abbiamo ricevuto un centinaio, perché comunque è sempre 10 maschi. C'è una mail dove chiunque, ovviamente ci sono dei requisiti, comunque poi chi è interessato, oppure basta accedere al nostro portale Roma 2013 direttamente sul blog di Grillo, c'è proprio una parte dedicata e c'è un bando di selezione vero e proprio. E queste adesso sono 100, poi sicuramente entro il 10 ne arriveranno molti altri. E abbiamo delle griglie di valutazione, faremo dei colloqui e dopo questo tipo di procedura la nostra idea è quella che tutto quello che faranno gli assessori, i consiglieri, il presidente verrà messo a disposizione dei cittadini, cioè il controllo sarà triplice, okay? Le istituzioni che controllano, i cittadini che controllano e all'interno del movimento il controllo reciproco, quindi diventerà praticamente, non dico impossibile, ma estremamente difficile far passare delle diciamo, operazioni non proprio trasparenti, diciamo, limitiamoci a questi termini. Poi l'altra cosa importante è che abbiamo dato largo spazio ai giovani, abbiamo il candidato più giovane di tutta Roma che ha 20 anni, che a parte è molto attivo, cioè non voglio fargli troppa pubblicità. E l'altra cosa importante è capire come ci siamo strutturati, cioè il nostro meetup, quello è stato all'inizio,
Adesso esiste un sito, si chiama roma5stelle.com, dove esiste un forum, questa pure è un'altra novità che magari chi non è pratico della rete non conosce. Adesso sono, diciamo, mediamente collegati. Allora, vediamo per esempio in questo istante quante persone ci sono. Comunque, calcola, normalmente ci sono 1000 persone collegate online e queste 1000 persone collegate online lavorano contemporaneamente su dei temi, su dei tavoli di lavoro virtuali. Quindi noi abbiamo un'assemblea di lavoro permanente, cioè H24. Magari se vediamo un attimo quanti ce ne sono adesso, così diamo proprio un dato reale. E quindi che cosa succede? È come se si è evoluta la nostra società, ancora la vecchia politica non è che c'era questa concezione, però immaginate 1000 persone in contatto, ovviamente su diversi temi, che lavorano, chi propone un'idea, chi ne propone un'altra, e solo le idee più, diciamo, richieste, più sentite, più volute, insomma, vengono fuori e alla fine verranno portate a diventare delle leggi. Cioè, già sta succedendo, ovviamente c'è uno scontro a livelli altissimi in Parlamento, non voglio entrare in questo argomento perché poi ci sarà il nostro candidato sindaco che ne parlerà, però calcolate che... Online adesso? No, sono 5.500. Eccolo qua, 841 utenti online. In questo istante ci sono 841 persone vere, perché calcolate che poi per riuscire a fare delle proposte bisogna certificarsi, significa, vabbè, questo è un tecnicismo, che bisogna mandare un documento per far vedere che c'è un'identità dietro a una persona. Quindi ci sono realmente 841 persone che dialogano sui temi della città di Roma in questo istante. Questo sta succedendo da parecchi mesi ormai. L'altra, diciamo, particolarità che è importante sottolineare è che questo tipo di meccanismo, questa rivoluzione culturale, ha portato a una sorta di intelligenza collettiva, cioè quello che viene ancora tutt'oggi deciso da poche persone, adesso è praticamente al vaglio di tutti, di chiunque. Cioè, se un nostro eletto sbaglia una qualsiasi cosa, viene massacrato letteralmente da tutti gli attivisti. E oltre a questo, c'è da dire che chiunque, siccome è un forum aperto, cioè libero, pubblico, di pubblica consultazione, non solo gli attivisti lo bersaglio, per dire, scusate, ma di che state a parlare? Cioè, questo è il nostro programma, noi abbiamo questa linea e poi ve ne uscite. Cioè, è praticamente impossibile uscire fuori dall'idea stessa di movimento. Cioè, l'idea del movimento è quella che veramente i cittadini partecipano alla vita del paese. Questa è la rivoluzione, ma nessuno lo dice in televisione. Perché? Perché immaginate una... Poi non è che ci vuole tanto, una persona totalmente delusa da questo sistema paese, che vede nel movimento una speranza di ritornare a costruire seriamente. Questa è la cosa che nessuno dice, che tutti tengono, ovviamente cercano di tenere nascosta il più possibile, perché potrebbe anche voler significare che l'idea stessa di partito è superata. Cioè, l'idea che c'è qualcuno che si riunisce in una stanza chiusa e decide per tutti, e poi guarda caso si scopre sempre che c'è qualcosa che magari non si sapeva, oppure qualche sorpresa. Vabbè. E allora, ecco, l'idea di comunità è l'evoluzione stessa del movimento. Ormai sono diversi anni che ci stiamo incontrando, e questa è una cosa bella. Cioè, alla fine noi ci rincontriamo tante volte, cioè, ma non solo nel nostro piccolo, insomma, gruppo. Ci sono stati eventi, per esempio ricordo nel 2010 siamo andati a Cesena, cioè in due giorni ci sono state 200.000 persone a Woodstock, era un evento musicale, cioè, durato due giorni, cioè praticamente
diciamo, la gran parte dei media è riuscita a oscurare un evento del genere. E lì c'è stato il primo vero, diciamo, sentore di comunità, nel senso che è come se le persone di buona volontà, io cerco un po' di semplificare, però è, cioè abbiamo visto, che ne so, acqua pubblica distribuita e non gratuitamente da autobotti, abbiamo visto consiglieri regionali che raccoglievano dei mozziconi di sigarette, cioè tutto quello che è successo dopo due giorni di festeggiamenti, perché ci sono stati artisti di tutte, scienziati che sono intervenuti, due giorni di evento, cioè tutta l'immondizia è stata raccolta dagli attivisti e ci hanno tirato fuori 100.000 euro. Cioè, cose che uno le racconta e dice, vabbè, stai nel libro dei sogni, e invece già sono successi, solamente che i media non le riportano, perché il sistema deve rimanere quello che è. Se la forza del movimento diventa preponderante, l'idea stessa di partito viene messa in discussione, e quindi è veramente una novità grande, cioè il cambiamento sta avvenendo ed è inarrestabile. Allora, io non so se adesso che tanto aspettiamo i nostri candidati al consiglio, ecco, è arrivato Enrico Stefano. Quindi vabbè, io mi sembra che la presentazione è stata abbastanza, magari se c'è tempo più tardi, oppure magari accenno velocemente qualcosa del programma pure per far capire, poi lo potrete leggere tranquillamente. Io ho dato un'occhiata anche al programma comunale, veramente, cioè idee a costo zero, idee che se c'è, che prima secondo me neanche venivano fuori, perché prima se c'era l'idea che non aveva un ritorno politico, difficilmente, o economico, difficilmente veniva messa in campo. Noi tramite questo lavoro sul forum abbiamo tirato fuori delle idee a costo zero, e tante cose sono così semplici e banali che veramente uno dice, ma perché non sono state fatte fino ad oggi? Vabbè, calcolate che il nostro programma è stato il frutto anche di una serie di schede che noi in ogni infoperta abbiamo raccolto, e sono state evidenziate le criticità, poi le abbiamo analizzate. Ovviamente non è che abbiamo un dato significativo, perché non è che riusciamo a raggiungere ogni angolo e ogni persona del municipio, ma forse ci arriveremo. Quindi vabbè, è un inizio di democrazia diretta. Allora, queste segnalazioni del territorio ci hanno dato già le indicazioni. Oltre a questo abbiamo formato dei tavoli di lavoro, sempre formati da attivisti e anche cittadini normali, e siamo arrivati, diciamo, a un programma che non è assolutamente definitivo, perché la particolarità è che il nostro programma non inizia oggi, non continua con le elezioni, ma non stop, cioè verrà costantemente integrato da tutte le idee, da tutti i suggerimenti. Le scelte non saranno appannaggio solo degli eletti, questa mi sembra un'ovvietà, ma saranno condivise con tutti i cittadini e tutti i quartieri, cioè se parliamo di sociale verranno coinvolti, almeno nelle nostre intenzioni, visto che parliamo di situazioni futuribili e quindi anche difficilmente immaginabili, però riuscire a coinvolgere anziani, bambini, eccetera, eccetera, tutte le persone e le associazioni che si occupano di sociale, e cercare con loro di dare un'idea condivisa, secondo me potrebbe essere veramente, non dico rivoluzionario, ma neanche, come dire, è come se delle persone, i nonni si mettono in contatto con i nipoti, cioè alla fine la soluzione la trovano, e se invece vengono tenuti separati, ecco il nostro candidato sindaco. Allora, facciamo così, lasciamo la parola a Enrico.
dico così almeno ci dà un po' di notizie fresche da dal comune, poi grazie. Sì. Allora, buonasera a tutti. Intanto c'è da dire che sono molto contento, vedo una bella partecipazione nonostante il giorno feriale, nonostante l'orario, e quindi già questo è un primo segnale importante, perché noi come movimento la priorità è partire dai cittadini e proprio dalla partecipazione, quindi i futuri eletti, il futuro sindaco, il futuro presidente di municipio saranno solamente un terminale a disposizione dei cittadini. Quindi sarà poi a tutti noi cittadini in primis utilizzarli al meglio. Noi non siamo altro che uno strumento, un mezzo a disposizione degli altri. Quindi la nostra priorità è quella di partire da una politica che sia in quanto più partecipata e condivisa dai cittadini tutti. Perché solamente ripartendo tutti quanti insieme sarà possibile invertire la tendenza un po', diciamo così, giusto per usare un eufemismo, una tendenza distruttiva che è stata applicata su Roma negli ultimi decenni da tutte le recenti amministrazioni. Noi siamo qui nel nostro municipio, che insomma lo conosciamo benissimo tutti, non è che devo certo descriverlo io, è un municipio difficile, è inutile nasconderlo, è un municipio difficile perché si è isolati da Roma, perché i trasporti sono quello che sono, perché viviamo una gestione dei rifiuti che è quanto mai critica, perché il decoro urbano è quello che è, la manutenzione delle strade è quello che è, e quindi ci dovremo tutti quanti rimboccare le maniche, e non sarà per niente facile, non potremo addossare tutte le responsabilità, tutti i compiti solamente sui futuri eletti del Movimento 5 Stelle, che speriamo ce ne saranno quanto di più possibile, ma sarà proprio ad ogni cittadino cominciare a cambiare le cose in prima persona, anche solo cambiando un minimo il proprio stile di vita, o come dice sempre Beppe Grillo, dedicando un po' di tempo agli altri. Quindi sarà per noi fondamentale, lo ribadisco, non mi stancherò mai di dirlo, la partecipazione di tutti, le idee di tutti, i progetti di tutti, perché fortunatamente nel nostro paese e nella nostra città Roma ancora ci sono tanti cervelli, tante intelligenze che hanno detto no, io non me ne vado dall'Italia, io non me ne vado da Roma, perché devo restare qui, perché qui la mia... il luogo dove sono nato, e quindi non esiste scappare all'estero. Tutti noi, soprattutto la mia generazione, spesso siamo tentati di dire no, vabbè, ma chi ce lo fa fare? Andiamo di là, andiamo di qua, andiamo a Londra, andiamo in Inghilterra, ma perché lasciare questo paese, questa città in balia dei soliti politicanti e delle solite mafie e mafiette di turno? Quindi appunto siamo qui, sono contento della partecipazione. Adesso parlerà anche il nostro candidato sindaco, saranno ben accette domande, idee, dubbi da parte di uno di voi, perché è quello che vogliamo, non siamo qui né a fare un comizio né a elargire promesse o altro, siamo qui per ascoltare voi, perché siete voi che dovrete ritornare ad essere un po' i protagonisti della noi cittadini, perché poi siamo cittadini, tornare ad essere protagonisti della nostra vita e del nostro futuro, perché troppe volte ci è stato strappato. Questo adesso parte la breve premessa, per tornare un po' più nel dettaglio, appunto perché Roma riparte soprattutto dalle periferie. Nel nostro programma abbiamo dato un grande peso soprattutto alla questione della mobilità. Tanto per fare un esempio, noi con Marcello siamo appena arrivati in motocicletta, perché altrimenti non ci sarebbe stato possibile fare diversamente. Veniamo neanche dall'altra parte di Roma, diciamo da una zona semicentrale, ci abbiamo impiegato quasi un'ora, perché ovviamente è tutto bloccato, ma poi non è che ve lo racconto certo io, raccordo bloccato, a 24 bloccata, Piano di Torbella Monaca bloccato. Quindi i trasporti e la mobilità saranno un po' la priorità nel nostro programma. Per fortuna ci sono tante idee che si possono fare a costo zero per rendere questa città finalmente vivibile. Perché poi il diritto alla mobilità, il diritto allo spostarsi è un diritto fondamentale, che è tutelato anche dalla nostra Costituzione, dall'articolo 16. Io vi piace sempre citare che l'uomo è diventato uomo, si è distaccato anche dal punto di vista evoluzionistico dalla scimmia, quando è cominciato a spostarsi. Dalle poche praterie dell'Africa, l'uomo da 4 milioni di anni fa ha cominciato a spostarsi in giro per il mondo e continua tutt'oggi a farlo. Quindi la mobilità è la chiave, è un diritto che è inalienabile dei cittadini,
che serve proprio per ricollegare le periferie col centro della città. Qual è il problema delle periferie? Il problema è che sono staccate dal centro della città. Se sono staccate dal centro della città ci sono tutta una serie di effetti negativi sulla socialità. Perché poi non scordiamoci mai, l'aspetto della mobilità non è solamente un aspetto di inquinamento, di macchine che circolano, è anche un problema di socialità. Ci sono stati numerosi studi che hanno dimostrato che dove ci sono vie a alto scorrimento, come potrebbe essere qui per Reggio Bellamare, come ci sono in tutti i municipi di Roma, soprattutto quelli periferici, aumenta il numero della criminalità, aumenta il numero dei suicidi, dello stress. Perché? Perché la macchina ti rinchiude, perché la macchina non ti permette di parlare e di comunicare con gli altri. Noi vogliamo ritornare a far sì che i cittadini parlino tra loro, perché solo in questo modo è possibile creare quel mix di intelligenza e di partecipazione che può far ripartire la nostra città. Vi viene sempre un esempio: questa sala molto spesso siamo venuti ad assistere ai consigli municipali, o piuttosto ad assistere ai cosiddetti piani partecipati di zona, dove veniva l'architetto di turno, l'ingegnere di turno, ad illustrare la solita opera di cementificazione che spesso e volentieri ha riguardato il nostro municipio. E molte volte la domanda che gli facevo era: ma perché i palazzinari di turno, ovviamente autorizzati e con il beneplacito del comune, nelle aree verdi, invece di fare il tanto sperato parco area verde, ci fanno la solita palazzina? Anche perché non vogliono che le persone si incontrino tra loro. Se io quell'area la destino a un parco piuttosto che a una palazzina, a prescindere dal disco, se cresco con le altre persone, poi probabilmente non voto i soliti nodi che vengono qui ogni 5 anni a elargire promesse, a fare più che altro spettacolo. Ricordano dei cittadini solamente in determinati momenti. Quindi, e poi chiudo, perché sennò insomma levo spazio agli altri, è questo: a noi la politica ogni 5 anni non ci piace, a noi la delega non ci piace. Se volete solamente mettere una X sul Movimento 5 Stelle e poi stare a casa, a noi non, diciamo così, non interessa, ci fa piacere, ma non basta più. E questo, ecco, voglio chiudere con questo messaggio, cioè la X e il ti voto perché Marcello è bravo, perché Fabio è bravo, perché Enrico è bravo, non va più bene, non è più sufficiente. Se vogliamo ripartire, ricostruire la nostra città, perché la nostra città va ricostruita, le nostre periferie vanno ricostruite, sono periferie abbandonate, lo vediamo dallo stato di manutenzione stradale. La cosa più grave è che ormai adesso, anche camminando intorno al Colosseo o via del Corso, si vedono le buche, la scarsa manutenzione che prima era relegata solamente alla periferia. Quindi c'è una città che è abbandonata dalle istituzioni. Noi ce ne dobbiamo riappropriare, e ce ne dobbiamo riappropriare collaborando tutti quanti insieme. Quindi, oltre alla X, noi vogliamo che utilizzerete i nostri candidati, il nostro presidente, il nostro sindaco, e che vi manteniate con noi in maniera costante. Questo è possibile grazie alla rete, e quindi ecco, mi raccomando, seguiteci e fateci avere quante più idee, partecipate alle nostre assemblee, alle nostre riunioni, anche qui all'assemblea municipale, perché ne abbiamo veramente bisogno tutti quanti. Grazie. La parola al nostro candidato portavoce Marcello De Vito, perché io ribadisco sempre che noi siamo solo dei portavoci, siamo un ponte di collegamento tra i cittadini e le istituzioni. Volevo brevemente anche presentare che sono i candidati portavoce al Consiglio Municipale dell'ottavo municipio, quindi del nostro territorio. Per cui io lascio brevemente, magari io mi metto per ultimo perché sono vado dopo io, faccio girare il microfono e loro si presenteranno in maniera autonoma, quindi prima dalle donne. Buonasera, chiamo Rita Angelucci e non sono giovanissima come potete vedere, e io ho molta fiducia nei ragazzi e penso che i giovani sono fiduciosi di questo, e io credo che nel movimento ci siano tanti giovani e che i giovani ai nostri municipi possano e al nostro comune possano portare delle buone idee e delle novità. E quindi basta, niente, spero di poter, anche se salve a tutti, sono Ivan Griego, 20 anni, vivo a Torre Maura, sono nato lì, sono un attivista abbastanza giovane sia per quanto riguarda l'età che da quando faccio l'attivista appunto. E sono contento di fare parte di questo gruppo perché davvero ci sono persone fantastiche e
voglio fare un piccolo appello, insomma, aiutiamoci tutti insieme con la solidarietà a cambiare questo posto, questo paese, perché come diceva Giorgio Gaber, la libertà è partecipazione, quindi abbiamo bisogno di tutta la partecipazione possibile. Grazie. Romanella, come vino, 49 anni, geometra, vigile del fuoco, abito a Valle Fiorita. Iniziato nel 2009 insieme a questa banda di matti, a ripulire fossi, a cercare di mantenere l'ambiente che ci circonda, farlo diventare un posto decente. E, che vi devo dire, oltre al fatto che ci sono buche, strade dissestate, discariche ovunque, credo che il problema principale sia la cementificazione selvaggia di questo territorio. Bisogna bloccarli. Vogliamo provare a farlo? Dateci una mano. Grazie. Sono Alessandro Rosa, risiedo in un ottavo municipio e sono nato in un ottavo municipio, ho 37 anni e da sempre che ci sono. E ho notato che il grosso problema, per questo motivo che siamo entrati nel movimento, è la mancanza di spazi verdi, di parchi all'interno dell'ottavo municipio. Anche un bambino o un genitore deve portare un passeggino, qualsiasi cosa. Rapidi. Bisogna ripensare un attimino il modo di viverla questo sesto municipio, scusate. E vi sono scusate l'emozione. Salve a tutti, io mi chiamo Veronica Mamì, ho 25 anni e mi sono laureata l'anno scorso, sono laureata in psicologia, ho terminato da poco il tirocinio post laurea e mi sto preparando per sostenere l'esame di Stato per prendere l'abilitazione ad esercitare. Sono nel movimento da un po' di tempo ormai, sono quasi 3 anni e niente, mi sono occupata un po' di tutto, ho lavorato sia a livello comunale nell'ambito delle politiche sociali e a livello municipale con questo meraviglioso gruppo, abbiamo ripulito parchi, fatto riunioni, eventi, banchetti, abbiamo avviato un lavoro che spero continuerà anche all'interno delle istituzioni. E grazie per essere qui e grazie. Io mi chiamo Greco Antonino, ho 53 anni, sono un poliziotto, sono sposato da 28 anni, ho 3 figli. E al di là dei problemi che conosciamo tutti, vorrei rubarvi solo 30 secondi per soffermarmi su un aspetto fondamentale, che è quello dell'essere comunità, muoversi insieme. Questa non è una rivoluzione politica. È una rivoluzione che parte dalla politica e che ci accosta dopo decenni, molti decenni, dove sono entrate in campo forze che ancora sussistono purtroppo, tese a separarci, per colore, per sesso, per gusti sessuali, per abitudini, per squadre calcistiche. Dobbiamo riappropriarci di questo nostro senso di essere un corpo. Io in questo gruppo ho visto questo, un profondo senso di umano, la vicinanza umana, ed è quella che io mi auguro si possa instaurare tra i cittadini che staranno qui e voi, perché i cittadini che entreranno, se entreranno e quanti ne entreranno, sono soli se non c'è il corpo che li sostiene. E il corpo siamo tutti quanti, quindi siete anche voi. Grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Alberto Ilaria, ho 40 anni, faccio parte di questo municipio che ad oggi da un tempo si chiama Sesto, ma è l'ex ottavo municipio. Ha aperto le spaccate, diciamo un po' l'estremità dell'ottavo municipio, cioè il primo quartiere dell'ottavo municipio, ex ottavo municipio, e mentre l'altra estremità è San Vittorino, abbiamo un'estensione territoriale enorme. E ho 40 anni, sono sposato, ho 3 figlie e sono un impiegato privato nel settore dei trasporti. Faccio parte di questo gruppo da ormai 4 anni, ma il tempo diciamo non conta perché sono persone da 4 anni, da 2, da 1, cioè la differenza rispetto ai classici partiti è che noi, come ampiamente hanno detto gli amici, è una comunità di persone che vivono nel territorio, facciamo parte tutti di questo territorio, perciò chi più e chi meno lo conosce. E l'obiettivo di questo gruppo è migliorare
le condizioni di vita del suo territorio, chi si impegnerà a livello municipale, chi si impegnerà a livello comunale e così via, ma facciamo tutti parte di, questi, diciamo, di questa grande comunità che come obiettivo ha il bene comune. Quindi è importante poi, una cosa fondamentale, non lasciarci soli e partecipate, perché è proprio la nostra ossessione la partecipazione, cioè noi non siamo qui per cambiare, come già hanno detto, la classe dirigente politica, noi non ci interessa, noi siamo qui perché vogliamo la partecipazione insieme ai cittadini dei rispettivi territori, trovare soluzioni ai problemi, che sono tanti. Però cominciamo da uno, che poi dice due e poi c'è poi. Grazie. Io sono Cicozio Orazio e ho 34 anni e sono un esperto di informatica. Essenzialmente sono entrato nel movimento per un motivo, ce ne sono molti, ma il fondamentale è per fare qualcosa per mia figlia. Io ho una bimba di 3 anni e pensando al suo futuro mi sono detto voglio un giorno poter dire io ho fatto qualcosa per migliorare la vita di mia figlia, dei figli di tutti noi e la vita di tutti quanti i nostri figli. Questo mi ha spinto a entrare in questo movimento, in questo gruppo fantastico, e ora ci stiamo avventurando in questa, diciamo, avventura, e spero che voi siate vicini, ci siate vicini per cambiare meglio il nostro paese, partendo dal nostro municipio. Poi ci sarà il nostro candidato sindaco che lavora su Roma e via dicendo in tutto quanto il territorio nazionale. Votate il cambiamento.